Crotone presenterà un dossier per candidarsi a Capitale Italiana della Cultura 2028. Nasce dalla proposta dell'Associazione Culturale Paideia, dell'avvocato Luigi Bitonti, con il sostegno dell'amministrazione comunale di Crotone. L'idea è stata presentata presso la sala consiliare dal presidente dell'associazione, dal sindaco di Crotone Vincenzo Voce e dall'assessore alla cultura Nicola Corigliano. Senta, questo è un progetto ambizioso, ma secondo lei Crotone ce la potrà fare? Quali carte ha? Questo è un progetto ambizioso, ma Crotone non deve mirare a vincerlo, deve mirare a partecipare a questo bando, perché per 2 anni si farà una pubblicità a livello nazionale e anche europeo e forse oltre, perché lo scopo del bando è far partecipare e contaminare tutta la popolazione che ha volontà di migliorare la propria città e il proprio territorio. E quindi quale migliore occasione per offrire ai nostri studenti, che sono migliaia, e nelle scuole ci sono studenti che praticamente sono artisti, poeti, letterati, matematici, fisici, di tutto, insieme ai loro docenti, insieme agli ordini professionali di categoria, insieme agli artisti, dove Crotone ha artisti di pregio internazionale, mi richiama Rino Gaetano, mi richiama Sergio Cammeriere, e poi tanti artisti, pittori, poeti, romanzieri, docenti universitari come il professor Gaetano Morelli, che è stato il padre del diritto internazionale, ma tanti altri docenti in molte discipline. Per cui io credo che Crotone, pur essendo la città più povera d'Italia, ha un giacimento culturale e artistico e di altra natura in mente. Io le pongo questa domanda: con l'assenza di infrastrutture come si fa a parlare di cultura, secondo lei? Le rispondo come afferma il Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella. Questo bando serve per stimolare sia le amministrazioni sia i cittadini per migliorare le infrastrutture, e qua a Crotone, nel Crotonese, le abbiamo quasi tutte. Sono in embrione, tipo l'aeroporto, che dovrebbe avere più voli per Roma, Pisa, Torino. È tipo il porto dal quale si potrebbe concepire un porto passeggeri per la Grecia. Pensiamo che l'unico porto passeggeri è a Brindisi, mentre qui noi siamo più vicini alla Sicilia, diciamo, alla Basilicata, alla Campania, si potrebbe concepire anche questo discorso. Per quanto riguarda la superstrada a 4 corsie, l'ANAS sta progettando la variante ex ingegnere Bevilacqua per unire Simeri Crichi al Passo Vecchio. E inoltre noi puntiamo molto sull'elettrificazione della nostra ferrovia ionica, in quanto crediamo che sia l'unico strumento più o meno immediato che potrebbe aprire il bacino d'utenza del nostro aeroporto Sant'Anna al Rossanese e alla Sibaritide. Basta ammodernare la galleria di Cutro di 2,7 km e immettere nuovi treni, organizzare i passaggi a livelli, che sono molti, e avere anche a disposizione, con nuovi treni, una infrastruttura di collegamento che può rompere certamente l'isolamento di Crotone del suo territorio. Perché Crotone e San Giovanni in Fiore? Perché sono state due capitali, e sono due capitali in fondo. Crotone è stata capitale della Magna Grecia, San Giovanni in Fiore è capitale della Sila, ma sono rappresentate da due giganti dello spirito e della conoscenza, quali Pitagora e Gioacchino da Fiore, conosciuti in tutte le università quasi del mondo. Bisognerà preparare un dossier di 6.000 parole. Sì, ecco perché c'è bisogno almeno di 2 anni di tempo per costituire questo dossier, con tutte le manifestazioni e con tutte quelle che sono le caratteristiche della città e del suo territorio. Senta, questo è un progetto alquanto ambizioso, ma che qualcuno potrebbe definire azzardato in una città come Crotone, dove si riscontra un isolamento infrastrutturale. Però certamente è un progetto ambizioso, però Crotone ha tutte le carte in regola per poter comunque ambire a candidarsi a capitale della cultura italiana fra qualche anno. Questo progetto è ambizioso perché
e ci spinge a sprigionare una serie di energie, ci spinge ad essere creativi, ad essere innovativi, e questi sono gli obiettivi anche del bando, no? Per partecipare. Ecco, noi però crediamo che questo obiettivo possa essere raggiunto soprattutto grazie alla collaborazione dei cittadini. I cittadini devono essere tutti coinvolti. Non è soltanto prerogativa l'interesse generale delle istituzioni pubbliche, bensì anche riguarda le azioni dei cittadini singoli e associati. Quindi speriamo nel coinvolgimento di tutti i cittadini. Quella di Crotone, lo sono i numeri, abbiamo triplicato il numero dei lavoratori per il verde e in più abbiamo